Andrea Scanzi qui da mesi e mesi e mesi, da quando per fortuna il vaccino c'è. E, come abbiamo detto all'inizio della puntata, il governo e i presidenti di regione si sono incontrati e persino i presidenti di regione leghisti chiedono a Draghi di restringere le misure e di prendere anche delle decisioni più drastiche proprio per non arrivare alla situazione della provincia di Bolzano, peraltro, che abbiamo sentito che è abbastanza drammatica. Salvini ha detto che non ci vogliono misure per non vaccinati che dividono la popolazione, però in realtà è quello che avremo e sarà ufficializzato tra non molte ore, che avremo un Green Pass rafforzato, un Green Pass numero uno, che verrà dato solo ai guariti e ai vaccinati. Ha ragione il governo a, diciamo, inasprire anche il Green Pass? Ha totalmente ragione. Vorrei domandare a Salvini dove vive, se crede che sarà l'introduzione del cosiddetto Super Green Pass a dividere il paese. Il paese è diviso da mo' in termini di vaccinati e non vaccinati. C'è un 86% di vaccinati e c'è un restante 14% di non vaccinati che difficilmente verrà convinto, che ritiene che quelli che si sono vaccinati sono dei mezzi scemi, che ritiene che i giornalisti che sperano che ci sia la vaccinazione sono dei venduti, eccetera, eccetera, eccetera. E magari Salvini, se ne avesse la dotazione, dovrebbe fare un po' di autocritica, perché spesso ha titillato quel mondo lì, come talora ha fatto anche Giorgia Meloni. Io credo che sia una decisione sacrosanta quella del governo Draghi, per certi versi anche tardiva, perché la si poteva fare anche qualche settimana fa, ma comunque meglio tardi che mai, perché siamo messi benino in Italia rispetto all'Austria e non solo all'Austria. Credo che questa decisione abbia due motivazioni. La prima è scientifica, c'è poco da fare, lo ha raccontato adesso il professor Rasi e non è stato certo il primo a farlo. Secondo me c'è anche una motivazione etica e oserei dire, non dico sentimentale, ma psicologica, che riguarda la maggioranza degli italiani. Gli italiani non accetterebbero una stretta to cure per tutti gli italiani, compresi anche i vaccinati, perché per la prima volta rispetto alle strette del 2020 e di inizio 2021 si sa, come è stato detto da chi ha parlato prima di me, che queste strette avrebbero come primi colpevoli coloro che, garbatamente o meno garbatamente, non si sono vaccinati. Allora ve lo immaginate se si chiudesse tutto, come reagirebbero i ristoratori, i baristi, ma anche i semplici cittadini che sanno che la colpa è di quelli che non si sono vaccinati. Sarebbe intollerabile. Quello che però spero, Lilia, mi fermo, è che ci siano i controlli. Perché se si introduce il Super Green Pass, bisogna poi che ci sia il governo e le forze dell'ordine che lo controllino e lo facciano rispettare, perché non è che c'è scritto in fronte io sono vaccinato, io no. Se mi introduci il Super Green Pass, io sono stra d'accordo, ma poi non fai seguire a questa stretta dei controlli che rispettino tale stretta, e allora l'effetto finale non sarà così straordinario. Allora, Lina Palmerini.